Insomma, oggi ci sono due interviste, una del ministro dell'economia Gualtieri sul Corriere della Sera, un'altra a Christine Lagarde su Repubblica, anzi quella è proprio una comunicazione, dice che comunque i soldi arriveranno, però ma arriveranno una sega, allora, dove sono? E infatti con noi il professor Valerio Malvezzi, buonasera professore. Sono qui che sto nuotando nei soldi della BCE. Ecco appunto, sì, no, ma come... C'ho la Iacuzzi a casa piena di euro, piena di euro che mi sta mandando col quantitative easing la Christine Lagarde. Ah, che fortuna. Oh, allora, ma come fanno a dire una roba del genere? Cioè, i soldi arriveranno nelle tasche di tutti i cittadini europei. Cioè, mentono sapendo di mentire? Beh, è una domanda retorica che mi stai facendo. Okay. Qui c'è un grande inganno. Io, se mi date qualche minuto, certo, vorrei sfatarne quattro oggi, perché sono i quattro inganni che ci sono su Twitter, su LinkedIn, sui social, su Facebook. E c'è qualcuno che è molto abile nella comunicazione, sta alimentando questi inganni. E la gente, come pappagalli, li ripetono e mi vengono a dire: ma lei dice delle fake news, perché la Banca Centrale Europea ha detto che ci inonda di soldi, quindi vede che l'Europa ci aiuta e lei fa solo dell'allarmismo. Allora, la risposta è molto semplice. La Lagarde, che cosa, dopo le puttanate che ha detto una settimana fa, apro la parentesi, non sono stati errori, come ho già spiegato, Fabio se lo ricorderà, sono state delle frasi dette ad arte, perché lei ha detto esattamente quello che volevano sentirsi dire i suoi committenti, cioè il mondo finanziario. Poi ha fatto marcia indietro, perché la verità è che, aprite bene le orecchie, l'Europa, o meglio l'Unione Europea, è al collasso, cioè questo castello di carte gli sta crollando sotto i piedi, quindi stanno facendo di tutto per salvarlo. L'ennesimo quantitative easing, io sono anni che scrivo che il quantitative easing non porta un euro alle aziende, ma scusate, ma c'è un artigiano all'ascolto, c'è un barista, c'è un, non lo so, un guidatore di taxi, voi avete avuto dei soldi dal quantitative easing? Il quantitative easing serve semplicemente per spostare enormi masse di denaro della finanza per la finanza. Il problema è dare i soldi all'artigiano, il problema è che questa mattina le aziende devono pagare l'IVA e non hanno fatto le prove. È una cosa incredibile, veramente. Le imprese, cioè mentre noi stiamo qui a dire grazie, avete visto com'è buona la BCE, noi in questo momento non abbiamo i soldi questa mattina. Tutti i commercialisti che seguono, peraltro sto facendo delle lezioni gratuite per loro, tutti i commercialisti che mi seguono mi raccontano che sono disperati, perché gli imprenditori bisogna far avere i soldi ora, subito, immediatamente, non discutere di un quantitative easing. Qui bisogna dare i soldi alle aziende, non alle banche. Era quello che un tempo si chiamava helicopter money, no? Cioè arrivano gli elicotteri e buttano gli euro sui cittadini e sulle aziende. Ma guarda che quello che sta facendo, quello che ha fatto il Giappone, quello che ha fatto Trump, quello che fanno tutti quelli che hanno una banca centrale che come Dio comanda. E al Giappone questa storia del coronavirus gli è proprio scivolata addosso, cioè proprio se ne sono strafregati. Guardate i numeri, ci sono i grafici in rete. Non è proprio per loro, gli è proprio scivolata sopra. Hanno fatto boom, fine della storia. Sì, ma il problema... Avete capito qual è il nocciolo del problema? Il nocciolo del problema è che la Banca Centrale Europea interviene con un click e inonda di denaro il mercato. Quindi, prima considerazione, allora vuol dire che lo spread lo manovra la Banca Centrale Europea, non lo manovrano ciò che fanno i governi, i singoli parlamentari o queste cazzate. Quindi prendiamo nota del fatto che intanto è lei che fa andare su e giù gli spread ed è lei che fa andare su e giù le borse. Ma soprattutto, caro Fabio, la cosa che bisogna spiegare alla gente è che loro sono incazzati perché la Banca Europea è costretta ad intervenire. E sapete perché? Perché loro vogliono fare passare il MES. Cioè, loro, aprite bene le orecchie, vogliono farci pagare una cosa gratis. La ripeto, loro vogliono farci pagare una cosa gratis. Non si è capito, la ripeto. Loro vogliono farci pagare una cosa gratis, che si chiama, porco cane, liquidità. Che la stampa una banca centrale e dicono poi le cazzate dell'inflazione. Qui abbiamo i medici negli ospedali che non gli fanno i tamponi, questa è la verità. Ancora oggi mi telefonano tanti medici che mi dicono che non possono avere i tamponi quando hanno mal di gola, sintomi eccetera, perché la verità, sapete qual è la verità? Che
sta tra l'altro circolando una roba che dice che è una bufala quello che io dico. Allora, io non la vedo, Valerio, non la vedo, forse circola negli ambienti strani, perché come possono essere bufale? Cioè, ma molto semplicemente. Io mi sono accorto a marzo, colpa mia, lo dico subito, sono un cittadino distratto, quindi qui all'ascolto ci saranno centinaia di migliaia di persone, quindi tutti gli altri sono distratti, lo dico per me che sono un coglione. Io ho scoperto a marzo, però rendo noto che ci sono imprenditori, banchieri, medici, uomini della finanza, con i quali ho parlato in questi giorni, sono coglioni come me, ma io sono il più coglione di tutti, che non sapevo che lo stato di emergenza nazionale dura per 6 mesi. Io l'ho scoperto pochi giorni fa. Allora, ma perché l'ho scoperto pochi giorni fa? Perché non è che io passo la giornata a leggere la Gazzetta Ufficiale. Questi hanno fatto un consiglio dei ministri il 31 di gennaio, nel quale hanno stabilito, articolo 1, Gazzetta Ufficiale, serie 26, pubblicata il 1 febbraio del 2020, il 31 gennaio hanno deciso che c'era uno stato di emergenza nazionale a seguito delle vicende della Cina. Dopodiché, quanti soldi hanno messo per le prime misure? Mi sembra l'articolo 3. 5 milioni, una scemenza proprio. 5 milioni di euro. Allora, la domanda che mi faccio io è: lascia perdere se è una bufala o non è bufala, perché la Gazzetta Ufficiale, secondo me, non è una bufala. Ora, che io lo scopra a marzo ci può stare, perché io lo ripeto, sono un coglione, sono distratto. Ma la domanda che faccio è: quanti medici lo sapevano? Quanti ospedali sono stati avvisati? Gli ultimi medici che sono in trincea? Gli ultimi infermieri che sono in trincea? Io, poiché conosco personalmente tanti medici e tanti infermieri, nel mese di febbraio mi dicevano tranquillamente: ma no, ma noi abbiamo detto che la cosa è assolutamente tranquilla. Adesso, a fine febbraio, sono emersi i problemi. Quindi io faccio una domanda molto chiara, e la domanda è questa: ma scusate, ma se voi avete deliberato il 31 gennaio uno stato di emergenza nazionale per 6 mesi, cosa aspettavate a comunicarcelo? Ma io devo andarmi a leggere le gazzette ufficiali? Ma io devo scoprire queste cose dalle gazzette ufficiali? Ma pensate che il cittadino, quante cagate di comunicazione sono state date nell'arco di 40 giorni? E una cosa come questa, cioè il fatto che è stato stabilito il 31 gennaio l'emergenza nazionale per, dicasi, 6 mesi, andate a leggervi la gazzetta ufficiale, mi si dice che è una fake news, è una gazzetta ufficiale, punto. Poi ciascuno fa le sue interpretazioni. Sì, ma comunque si parlava della Cina, allora tutti i sei ma del mondo. Ma se tu mi dicevi che dovevo andare a mangiare gli involtini primavera e dovevo andare sui navigli e dovevo girare nel mese di febbraio tranquillo, quando tu 15 giorni prima in un consiglio dei ministri avevi preso una dicitura che si chiama emergenza per 6 mesi, beh, mi sembra che uno o l'altro messaggio siano in contraddizione. E su questo non penso di poter essere contestato. No, Valerio, e come cittadino faccio una domanda, chiedo: vi sembra normale? Poi se per voi è normale, perché ormai il governo fa divulgazioni, controlla la comunicazione, vabbè, fate quello che volete, fate voi. Ma vedi, Valerio, tu dici una cosa giusta, io vado al manicomio, non riesco a capire per quale motivo le persone non capiscono, perché il cervello ormai ce l'hanno annacquato. Hai detto bene tu, ma se tu hai fatto il 31 gennaio un decreto di emergenza e non hai avvisato medici in nessuno, non hai detto a nessuno che c'era un'emergenza di 6 mesi, poi adesso sta succedendo l'ira di Dio negli ospedali, ma porca miseria, ma in Giappone avrebbe fatto Karakiri se fai un errore del genere, ammesso che sia un errore, no? Ammesso che sia un errore, mettiamo la cosa più buona del mondo, è un errore, ops, mi sono dimenticato. Ma tu te ne vai immediatamente, chiedi scusa, ti inchini di fronte alla gente pubblicamente davanti alle telecamere, stai un quarto d'ora inchinato, no? Col capochino di fronte al tuo popolo, prendi e te ne vai. Chiedi scusa e te ne vai. No, hai capito, Valè?